Ancora fermo da mesi, avvolto dalle erbacce, già oggetto di occupazioni abusive e simbolo di degrado urbano, è il cantiere della nuova casa residenza anziani nell'area tra via San Faustino e via Padovani, che sostituirà, o almeno dovrebbe sostituire, l'attuale CRA Ramazzini. L'attuale sede di Villa Luosi è come una vecchia signora, capace di ospitare 70 anziani ospiti, con diversi problemi strutturali, pochi bagni per tante stanze, per esempio, che hanno messo a dura prova operatori e ospiti nel periodo della pandemia, condotta e gestita con grande sacrificio, ma una struttura che per la sua collocazione, integrata con i servizi cittadini di un'area residenziale e di suoi spazi all'aperto, continua ad avere una dimensione ideale anche per la cura delle demenze. Ne sono convinti i rappresentanti di Modena Volta Pagina, Andrea De Pietri e Emanuela Tonini, che vedono per la struttura attuale, anche nel momento in cui verrà sostituita dalla nuova sede, un futuro diverso, sempre legato alla cura degli anziani e dell'Alzheimer, rispetto a quello prospettato già 3 anni fa dal sindaco di Modena Muzzarelli, ovvero ampliare nell'antico edificio parte dell'istituto Fermi. Con Tonini e De Pietri abbiamo fatto il punto sull'attuale futura struttura che dovrà sorgere in via Padovani, ma dove il cantiere interrotto sul futuro e sui tempi di realizzazione e messa a disposizione pone un grande punto interrogativo. La struttura è importante perché ci sono 70 ospiti, quindi sono 70 persone che risiedono qui. E poi, oltre alle 70 persone, ci sono 60 tra operatori, impiegati e altro personale. E la struttura, sì, visto che dovranno rimanere ancora per un tempo piuttosto lungo, quindi qui sarebbe necessario almeno sistemare in maniera dignitosa una struttura che sta cadendo a pezzi, partendo dagli infissi, ai pavimenti, agli impianti, che un giorno sì, 2 giorni no, sono rotti, piove anche dentro, le fessurazioni e tutte queste cose qua. Insomma, sarebbe veramente necessario fare un'indagine conoscitiva dentro, vedere quali sono i lavori più importanti da fare in tempi brevi, in modo da mettere almeno in una condizione di agibilità, soprattutto di dignità, sia per chi lavora che per gli ospiti. E poi vorrei anche dire un'altra cosa, per esempio le condizioni per gli isolamenti nelle strutture non è che siano un granché, ma in tutte le strutture non si sono create queste condizioni. Qui per esempio noi al piano terra abbiamo una grandissima palestra, abbiamo due in effetti di palestre, ce n'è una sopra e una sotto. Già nella questa palestra, attraverso anche delle pareti di cartongesso oppure dei muri in vetro, si potrebbero creare almeno quelle 3 o 4 stanze per poter mettere in isolamento nel caso in cui si verificassero dei nuovi contagi, perché poi il contagio non è solamente quello del Covid, il contagio è anche quello di una influenza o anche comunque di un'altra patologia virale o batterica. Quindi questo manca, sì. Noi che riteniamo che sia sbagliata l'ipotesi di collocare qui l'ampliamento del Fermi. Il Fermi ha sicuramente necessità di spazi, ma dentro al lotto dove si trova il Fermi ci sono gli spazi dell'ex Olmi che sono parzialmente occupati dall'amministrazione provinciale, che sappiamo sta per essere ridotta ulteriormente, sia nel personale, sia nelle funzioni, eccetera. Quindi non vediamo perché sacrificare una struttura che storicamente per la cura, una struttura che è perfetta per la cura come questa, una struttura che se fosse utilizzata per la scuola dovrebbe essere di fatto distrutta totalmente, mantenuti solo i muri perimetrali, perché ci sono stanze piccole, quindi per creare delle aule occorre sventrare totalmente la struttura. Una spesa inutile, spaventosa, per una struttura che invece è inserita perfettamente dentro il quartiere, accessibilissima per la città, con davanti un parco splendido che potrebbe essere utilizzata appunto anche per creare una struttura specialistica per una malattia terribile che affligge tantissimi modenesi, cioè le malattie mentali e soprattutto l'Alzheimer. Ecco, in questo tra l'altro abbiamo anche raccolto la domanda che c'è da parte degli specialisti modenesi, anche della stessa università, che necessita di avere strutture specialistiche che possano curare. Oggi
esiste solo un nucleo in via Vignolese, che è un nucleo limitato, e la cura dell'Alzheimer, sappiamo, non è una cura definitiva, non ci sono possibilità di curare totalmente i malati d'Alzheimer. Lì vengono stabilizzati, poi vengono rimandati dentro queste strutture. Ebbene, non ha senso, in quasi tutte le città dell'Emilia ci sono strutture specializzate nell'Alzheimer, non vediamo perché questa disattenzione, che veramente fa male perché Modena ha una coscienza e Modena sente questi problemi, e non capiamo perché l'amministrazione comunale faccia queste scelte strane e veramente sbagliate. Qui siamo in via Padovani, questa è la struttura che dovrebbe sostituire in futuro invece l'edificio dell'Ottocento inserito nel parco che abbiamo visto prima in via Luosi. Che struttura è questa e soprattutto come si inserisce nel piano del comune? A che punto siamo? Il sindaco nel 2018, in fase preelettorale, parlò di quattro strutture che sarebbero andate a sostituire Ramazzini e a ampliare l'offerta. Ebbene, di queste quattro strutture l'unica che è stata abbandonata, tra l'altro, ma è in costruzione, diciamo, è questa di via San Faustino vicino a Windsor Park, mentre le altre tre, una doveva sorgere alla Madonnina, le altre due alla Crocetta, non sono mai iniziate e mai probabilmente inizieranno. È un fallimento totale del cosiddetto project financing, che fa molto fine dire, ma che in realtà non funziona, proprio perché l'amministrazione, il pubblico deve intervenire e deve provvedere per i cittadini, non si può delegare tutto al privato. Quando vieni qui vieni colto da scoramento, perché guardate la differenza proprio dell'ambiente, della qualità dello spazio, del luogo, che sono elementi fondamentali, molto importanti. Qua veramente noi siamo di fronte a una ghettizzazione, perché qua davvero c'è un isolamento e non c'è un'integrazione con tutto il tessuto urbano. Qui davvero lo possiamo notare, cosa che invece dal nostro punto di vista è fondamentale. Perché entrare in una struttura non significa isolarsi da tutto il contesto urbano di una città.